Buongiorno a tutti, questo è Evento Strelka. Oggi siamo a Firenze, nei bellissimi dintorni di Firenze. Qui c'è un lago fantastico, i ragazzi stanno ancora allestendo l'area di combattimento. Il nostro evento è totalmente sportivo, noi collaboriamo con la Lega Italiana MMA che si appoggia a sua volta all'ASC, un ente di promozione riconosciuto dal CONI. Ragazzi che parteciperanno praticano pugilato, praticano karate, jiu-jitsu, vengono da varie discipline e qui si sfidano nello strelka, diciamo. Strelka, diciamo, l'idea di tornare indietro al tempo e fare combattimenti all'aperto come si faceva all'epoca, anche nella storia era in Grecia, antica Roma, c'era Pancrazio che si combatteva a mani nude. Noi, a differenza loro, non facciamo a mani nude ma usiamo i guantini o da MMA per ragazzi più esperti o guantoni da pugilato per ragazzi dilettanti, diciamo. Comunque ogni nostro atleta è assicurato, passa la visita medica, gli facciamo fare analisi del sangue e addirittura noi abbiamo creato un'iniziativa fantastica, secondo me, di donare il sangue. Quindi noi, da parte nostra, chiediamo a tutti i ragazzi di fare donazione del sangue, così fanno due cose in una. Loro possono partecipare ai nostri eventi e a qualcuno salvano la vita. Quindi a breve iniziamo con la cerimonia del peso, tra poco arrivano i ragazzi che rappresentano Lega Italiana MMA, la commissione atletica, che faranno dei controlli appunto di certificati, del peso di atleti e tutta la parte burocratica, diciamo. Dopodiché si inizierà qua con i match e, come ho detto prima, ci saranno vari stili, con caschetto e con guanti da pugilato, guantoni da 14 once, quindi anti-shock, belli protetti. C'è chi farà Kimbo Style, noi lo chiamiamo, in onore di leggenda di combattimenti, street fighting, diciamo, Kimbo Slice, e faranno con guantini da MMA. Poi ancora in Italia non abbiamo fatto i match di MMA, ma oggi in previsione un match di MMA di due professionisti, appunto. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going. Noi a volte mettiamo anche il ring, però adesso siamo in franchising, quindi organizzatore locale che tra poco arriva e magari anche lui vi spiegherà qualcosina, ha voluto fare in questo stile proprio antico, senza ring, senza delimitazione vera e propria. Ovviamente la commissione atletica si assicura che tutto è protetto, che l'area è ben disposta, diciamo, per fare un evento del genere. Andiamo verso di qua, qui ci sono già alcuni fighter. Di solito Strelka è anche, dato che noi siamo su YouTube, diciamo il nostro cavallo di battaglia è YouTube, noi puntiamo molto su Belvedere. Dimostrare in che parte del mondo siamo, dimostrare le bellezze, in questo caso per esempio bellezze italiane, sempre abbiamo fatto sulle spiagge, al mare, facciamo nei luoghi così, lago, abbiamo fatto nella scuola di gladiatori a Roma, quindi ci piace avere bello stile. Sembra un fight club, cosa strana da film, no? Però tutti questi ragazzi, poi potete vedere dopo, sono molto sportivi, amichevoli. Dopo l'evento spesso vanno a prendersi una birra insieme, si scambiano opinioni. Chi magari ha meno esperienza va a parlare con un ragazzo un pochino più forte, con esperienza, e spesso così si cresce. Ci sono davvero tanti ragazzi che magari
vogliono sfidare se stessi, vanno a combattere, superano questo limite che magari ce l'hanno perché ognuno ha un po' di paura, e poi trovano amicizie anche qua, quindi diventa un club, diciamo, di amici. Poi fanno varie professioni, abbiamo avuto avvocati, camionisti, infatti hanno tutti soprannomi divertenti. E allora qui si farà la cerimonia del peso ufficiale. Dopodiché qui ci sarà uno stand dove i ragazzi faranno face to face, nelle tradizioni di pugilato, di MMA, come si fa dappertutto. Ok, grazie mille, quindi ci grazie a voi. Quando parte il tutto. Ci vediamo grazie dopo. Ancora. Grazie. Ah, ragazzi, andiamo giù, facciamo il peso, se volete spogliate, come volete voi, ok? Vai, tutti giù. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Adesso vai là, vai dal medico con il certificato. Devo far spesa una prima. Mi prende male già così fake. Grazie, grazie mille. Grazie. Allora, a parte che siamo in una location fantastica, perché qui è una specie di bosco, come vedete qui hanno allestito il ring in modo molto particolare, come dicevo, molto spartano, e quindi qua è meraviglioso. Io mi aspetto di vedere intanto grandi botte, anche perché lo spazio è molto ristretto, di conseguenza prevedo tante scazzottate, ecco, questo sicuramente. Ma diciamo che nel mio caso è stata una vera e propria salvezza, lo sport in generale. Mi ha permesso di inseguire un sogno, di inseguire un determinato obiettivo e di raggiungerlo di conseguenza. E vivere una vita vuota, senza obiettivi, senza sogni da realizzare, è un qualcosa che ti spegne proprio a livello cerebrale, no? E di conseguenza quello che consiglio io a tutti i ragazzi è di trovarsi determinati obiettivi, determinati sogni e dare il massimo per realizzarli. Io nel mio caso vengo da un passato molto particolare e per me, diciamo, la palestra inizialmente, poi gli sport da combattimento in seguito sono stati la chiave vincente. Ma io invito proprio le persone a venire agli eventi di sport da combattimento, di pugilato, di kickboxing, di MMA, vedere gli atleti quanto si sacrificano, quanto danno per il loro sport, vedere gli atleti dopo il match, quanto si rispettano tra di loro, molto più di altri sport che magari sono più gettonati e considerati meno violenti, tra virgolette. Per quale motivo deve essere uno sport violento? Solo perché c'è del combattimento all'interno del ring, del quadrato?
non mi sembra una cosa logica, considerando che poi ci sono delle regole da rispettare, quindi sia io che il mio avversario abbiamo le stesse regole, gli stessi principi, e soprattutto nel pre-match entrambi arriviamo a determinati sacrifici, determinate rinunce, determinati stati d'animo molto, molto forti, no? E entrambi soffriamo nel pre-match, nel match, e quindi per quale motivo deve essere uno sport violento? In più suppongo sia una di quelle attività sportive che ti permette di conoscere gli altri, ma per primo te stesso. Assolutamente, assolutamente, entri proprio al 100% con te stesso e con le tue insicurezze, con le tue ansie, con le tue paure e con tutto quanto, quindi veramente è uno sport che ti tempra proprio l'animo. Grazie mille, grazie, non vedo l'ora, dai. Grazie, bella, grazie mille. E di che, a te. Gli incontri stabiliti per oggi, anche per le questioni di clima veramente molto caldo, saranno 3 round. 3-2-1, quindi 3 minuti, 2 minuti, 1 minuto. Fra un poco i combattimenti iniziano e vediamo quello che succede. Ragazzi, importante, consigli a paradenti, consigli a paradenti, calzoncini, non tasche. Chiaro? Consigli a paradenti, calzoncini, non tasche. Si sta per partire per il primo match. Allora, spettatori, mettetevi da questi tre lati, 1, 2, 3. Venite tutti qua, verso. 2 metri lasciate in area tecnica per le riprese, ok? E per i lavoratori di strada. Hi everybody, this is Strelka Street Fight Championship. Today we are in Florence, beautiful city, nearby Florence. Beautiful lake here. It's sun, crazy sun today, like 40. I present you our new teammate, Luca. Make some applause, guys. Luca is the boss of Strelka in Toscana from now. Now he will say something in Italian to greet our people. Prego, Luca. Italiano. Sì, sì. Bene, intanto benvenuti al Fight Club. The biggest Fight Club on the planet, come viene chiamato lo stress. Com'è lo stress, esatto. E mi ha fatto piacere portarlo in Toscana proprio perché ero da degli amici a Bologna, invitato, organizzando lo Strelka, e c'era, mi ricordo, un ragazzo che è partito da solo dalla Francia a 19 anni, era venuto a combattere senza venire da nessun tipo di sport o movimento arte marziale, e la notte rilasciava Bologna per tornare a casa soddisfatto del combattimento, di questo spirito di combattimento, questo spirito guerriero mi ha colpito in modo particolare, e ringraziando gli amici di Bologna che mi hanno fatto conoscere lo Strelka e poi Sergei, ho voluto portare lo Strelka e questo spirito anche qui a Firenze. This man is the legend of Italy and Florence for MMA and fighting. Let's go. The referee Mr. Snake present you. Go, first fight. Primo combattimento, prego. Vai, gorilla Lisi! Andiamo dal primo fighter. Vai nell'angolo. Allora, presentati, da dove vieni, cosa fai? Debutto su Strelka, vero? Sì, debutto. Tuo soprannome? Porcone. Porcone o paracadutista? No, Porcone. Porcone, dai, un applauso per Porcone! Andiamo all'altro angolo. Qui abbiamo, lo conosciamo già, grande guerriero di Strelka. L'ho chiamato qualche giorno fa, ha accettato subito la sfida e lo vediamo di nuovo qui. Un applauso per Gorilla! Vuoi dire qualcosa ai tuoi fan, al pubblico di Strelka? Sono contento che ho avuto ancora l'occasione di ritornare a Strelka, rimettermi di nuovo in discussione. Stavolta sperimenterò il regolamento ibrido MMA rispetto al Kimbo, e dato che sono comunque venendo dal judo, sarà comunque una nuova esperienza da fare. Grande Gorilla! Questo match sarà di MMA, io vi lascio a Mr. Snake, prego. Arrivo a
Pronto, angolo blu, pronto? Cazzo, non aspetta. Vai! Dai, dai, partiamo! Primo match MMA in Italia, Strelka! Ah, va! Sono forti! Dai, dai, gorilla, un applauso! Grande! Buona attacca! MMA Fighting in Italia è arrivato, Strelka! Troppo silenzioso, dai, dai! Vai, fa una ginocchiata, non ci dobbiamo più. Vai, raga. Vai, vai, vai. Dai, 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 dai. Vai, Fausto, vai, vai, vai. Un minuto, dai. Dai, dai, andiamo, ragazzi. Destra, sinistra. Sfrutta, carpe diem. Oh, dai, dai. Gorilla, sfrutta la persona. Vai, gorilla. Montante, Fausto, porta le montanti. Heavyweight fight. Tempo! Tempo! Angolo blu, vai! Andati diritti, non va per i piedi. Bravo, vai, 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 primo round! Grande gorilla! Porta gli montante! Ancora? Prova a dare qualche calcio! Respira, naso, bocca! Due respiri e butti fuori! Due respiri e butti fuori con la bocca! Respira il naso e butti fuori con la bocca! Continuata a colpire con Cuba. Non ce la fa mai. Se non accorci la distanza, in giro ti sposta, in giro ti sposta. Cosa calcio? Scusa, l'ultimo è rimasto. Fuori i secondi! Chiamando lì questi da due minuti. Fight! Sotto sopra, sotto sopra, calci in linea bassa. Vai, picchio. Montanti, posto, porti montanti. Picchio, picchio. Conta abbastanza la destra. Dai, Fausto, vai, gorilla, dai, Fausto, andiamo, forza, dai, ragazzi,
Ma perché sì? Dai, 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 iniziamo, ragazzi! Dai, dai, ragazzi! Fausto, 40 secondi, dai! Dai, gorilla, dai! Siamo forti, ragazzi! Dai, let's go! Allora, fatti un bravo, ragazzi! Dai. Dai, un minuto ultimo. Quando lui chiude? Dai, solo un minuto, dai, 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 dai. Puta bandiera! 10 secondi! Dai! Dai che sta solo allegato lui! Dai che sta solo allegato! Dai! Bravo! Dai. Simone Workout già mi ha detto chi è vincitore ed è Gorilla! Bravi! Bravi! Dite qualcosa ai fan di Strelka. Grazie per questa occasione. Davvero. Grazie a voi, avete fatto la storia, questo è il primo match ufficiale di MMA Strelka in Italia, quindi un applauso forte a voi. Grazie numerosi, che bello! Grazie davvero. Ok, ready, second match. Adesso abbiamo ragazzi con un po' meno esperienza, andiamo da primo fighter, il caschetto non si vede, poi togli dopo il match, vediamo. Come ti chiami? Tommaso Finzani, sono di Firenze e mi alleno al Fight Club. Quanti match hai fatto? Zero. Zero, ok. Prima volta su Strelka, ovviamente. Sì. Soprannome? Non ce l'ho. Inventiamo dopo, dai. Va bene, partiamo. Andiamo dall'avversario. Lui lo conosciamo già, Angel di Milano. Sì. Piacere, ciao, sono tornato. Sei tornato, prima volta con caschetto, giusto? Sì. Ha fatto due match da noi, uno hai vinto, l'altro ho perso, l'altro perso contro grande Frankenstein, appunti. Ok, in bocca al lupo, partiamo, Mr. Snake, let's go. Dai, dai, bravo, dai, ce la puoi fare. Ragazzi con guantoni e protezione caschetto. Pronto, angolo blu, angolo rosso. Vai! Siamo... Vai, carichiamo, hanno bisogno di carichiamo! Andiamo Tommy! Oh. Chi va bene? Angel! Vai Tommy, vai! Tornato! Via adesso! Mamma mia! Vai!
Vai, Miccio. Tacchi. Vai, Tommy, vai. Vai, Ciccio. Bravo. Vai, sta calando tutte. Tira bene, Vai, Tommy, forza! Le stapperà! Vai, Tommy! Bravo! Forza! Vai! Bravo! Vai, bravi! Dai, bravo sotto anche! Dai! Tutto il corpo, figura grossa quando si gira così! Dai, compa il concetto, non far lavorare! Bravo, non far lavorare! La guardia! Vabbè! Allunga quei colpi, bravo, ancora, 1-2. Bravo. Anche se è un applauso ragazzi. Dai, quando si gira, bersaglio grosso. Scusate, lì ha mollato adesso, io non mollare sempre nessuno più, cioè 2 minuti adesso, aumenta il ritmo, capite sotto, deve essere benissimo. Pronto? Vai! Dai, applauso! Vai! Bravo,
sotto. Che sport fai? Un misto, pugilato, MMA. Lavori, studi? Lavoro, faccio il muratore. Fai? Muratore. Ah, abbiamo già un muratore. Soprannome, quindi? Boh, dammelo te. Muratore in inglese, come si dice? Io mettevo in inglese. Chi si ricorda. Allora, vediamo. No rest. Nessun impianto. Nessun impianto. Ok, dai, dopo inventiamo. Vai ragazzi, partiamo con terzo match. Dai, 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 quello che sai. Io volevo dare un incontro migliore, abbi pazienza. Ma di ottimo, ma che? Dai, raga, bello. Al centro, ragazzi. Al centro, bravo. Ufficiale. Grande fair play, bravissimi. Vincitore, muratore 2. Muratore 2. Sì, sì. Da Roma, mi chiamo Federico e c'ho di Casalocci. Ok, soprannome, cognome Gambino. Io conosco Gambino. Dai Gambino contro, andiamo dal suo avversario. Presentati, racconta la tua storia. Francesco Marconi, sono qui, grande veterano, facciamo un applauso per lui. Vai, partiamo. Per favore allontaniamoci dai bordi. Angolo blu. Vai! Vai, bravo! Bravo! Tranquillo! Tranquillo! Giustizia! Aiutiamo il leggendo locale!
ragazzo! Sotto! Sei in grande, vai! Vai! Vai blu, sei in grande! Vai blu! È coperto però! Sai che sei fatto! Vai! Vai, vecchio! Forza blu! Vai blu che sei in grande! Grande, vai! Muovi testa e tronco, bravo! Gli armi avversari, sotto sopra, sotto sopra, devi girare, Franco. Sì. Vai, controlla l'azione, controlla l'azione. Bravo, a posto? Bravi! Gli avversari! Gli avversari, muoviti bene! Bravo! Bravo! Bravo ancora! Bravo ancora! Bravo! Bravo! Muovi troppo, muovi troppo! Grande! Ecco perto, Vai, lavora! Vai, forza blu! Tu vai veloce, vai, dai! Respira. Respira con me. Bravo, bravo. Va bene, bravo. Andiamo, mandi a bordo. Questo è Stralka, tutti possono partecipare. Grandi guerrieri, dai. Applauso, ragazzi. Grazie coach! Vai, let's go! Aspetta! Bravo! Ancora, dai, è vero! Dai, è vero!
Lavora, cazzo! Dai, dai, dai! Alza qua, guarda! 40 secondi! Alza! Manca poco, eh! Dai su questo cazzo di braccia! Sotto, sotto! Prova il montante, mo che si piega! Provalo! Aspetta, muoviti, sì. 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 Dai, 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 sotto sopra, dai, 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 sotto sopra, tempo, bravi, bravi. Tu passavi peggio, non passavo niente di peggio. C'è solo il gancio destro, aspetta anche la parte. Adesso non mi faccio. C'è un minuto mi chiedo di questo. È ora di ispirazione. Non lascio di meno. C'è stato scotch. Ispira dal naso, vedi. Vai! Ultimo round, un minuto. Lavora bene. Bravo, bravo, bravo. Dai, non ti aspettalo. Sotto sopra. 30 secondi. Vai. Attacca. Rientra subito. 30 secondi. Ancora, ancora. Sotto, 10 secondi. Cappello. Già il cappello. Cappello. Allora, giudice Simone ha deciso un bel pareggio. Anzi, aspetta. Grazie. Grazie a te, bellissimo. Da Roma. Cosa fai nella vita? Io esercito. Esercito. Soprannome? Alfredo, va bene. Militare, dai. Militare, facciamo un applauso al militare. Non salta uno strelka da questo febbraio. Mai coinvolto. Sono al quarto match di strelka, Emanuele, sempre io, da Assisi, Perugia. E niente, voglio combattere, quindi iniziamo. A Barber, quindi Blade soprannome. Blade. Dai, un applauso forte, okay. Ragazzi. Manu, vai Blade. Vai Manu! Bravo Manu, vai! L'applauso ragazzi! Vai Manu! Da sopra.
Vai! Bravo, mano! Vai! Bravi! Vai, man! Oh, oh! Vasci! Vai, man! Vai, man! Aspetta che vedo! Dai, ragazzi, fuoco! Un applauso! Aspettalo! 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 Bravo, mano! Bravo! Aspettalo! Sulla guardia, mano! Sulla guardia, però! Ancora, ancora, ancora! Dai, su! Vai, mano! Vai su! Vado sopra! Sulla guardia, mano! Su destra, su destra, su destra! Un minuto! Tempo! Bravi! Fai destra, Lorenzo! Anche un minuto, primo round! Dai, dai, applauso, applauso, ragazzi! Dai, dai! Dai, dai, fratellino! Via il tempo! Rispondi quando sbaglia lui! Quando anda vuoto rispondi! Passa dietro! Vai! Oh! Sulla guardia! Sulla guardia, Manuè! Tempo! Sto prima a mangiare! Vai! Vai, Manu, dai! Sulla guardia! Aspetta! Aspetta! Tempo! Vai! Tira con calma, vai! Come tutti! Come prima, come prima! Vai il montante, vai il montante! Vai il montante! Vai il montante! Vai il montante! Vai il montante adesso! Vai con montante adesso! Vai! Ancora! Bravo! Bravo! Tutto adesso sopra, fine, butti giù. Lei ha preso bene. Sì, sì. Non fatto brutto. Vedremo. Deciderà il nostro ultimo workout. Ma respira. Pronto? Primo è il tuo round, tranquillo. Vai! Dai, applauso forte! Dai! Vai, Manu! Ehi! Non ti gira in quel modo. Bravo! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Bravo, Manu! Bravo, Manu! Sotto sopra, bravo! Rifai! Vai, Manu! Bom, 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 bravo, vai, buttati! Vai, vai, non ti gira, non ti gira, guarda faccia, non ti ha passato. Forza, Manu, forza! Sta concentrato. Vai, che è tua. È tua, Manu, eh? Vai, montante, come prima. Si è montante, bam! Vai con destro, vai, metti quando arriva da te. Quando arriva destro. Facciamo un applauso. Quando arriva destro, è arrivato. Preparaglielo, montante, preparaglielo. Oh, oh, rispondi gancio sinistro subito. Non perdi, no, bravo, subito. Tre colpi sempre. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, ecco, vai. Forza, mano, forza. Oh, oh, non sbracciare, non sbracciare. Oh, vai, lascia, tappi, tappi, bravo, bravo, lucido, bravo, lucido. Grande, mano. Aspettalo, aspettalo col destro, aspettalo col destro sempre. Destro su, sul destro, sul destro, aspettalo col destro su. Bravo, mano. Così, oh, rispondi subito destro, subito. Oh, bravo. Destro su, aspetta col destro. Testa all'orecchio, aspetta. Aspetta col destro all'orecchio di nuovo. È cannone quello, vai. Prendi a distanza, aspetta col destro. E lascialo, aspetta. Eccolo. Vai, Manu, eh? Vai, Manu! Lì, lì, dai, lì, dai! Adesso, bravo! Boom, boom, boom! Boom, boom, boom! Vai, Manu! Vai! Santa Maria! Fantastic! Grande! Vai! La PlayStation 5 qua! Vai, Manu! Ultimo round, solo un minuto! Vai, Manu, ragazzi!
Vai che tu aspetta, te vi vai! Su col destro, su col destro! Tempo! Vai! Combattutissimo come tutti di oggi, vince Blade! Bravo! Allora, tieni, metti tu a lui. No, è fortissimo. Grande tradizione di Strelka. Grande avversario. Bella castagna. Poteva stare anche in pareggio perché si è proprio messo la tutta, ma dai. Andando. Un po' meglio, la prossima volta, dai. Grande. Racconta la tua esperienza militare, com'è stato? Devo dire che i guanti di MMA non l'ho mai provati. Su certi colpi avrei potuto dare un po' di più, soprattutto alla fine a provare le combinazioni. Ma sono stato un attimo intimorito da prendere il colpo, andare giù, quindi ho cercato di gestire un po' troppo, magari avrei potuto dare. Sei stato bravissimo. Adesso hai fatto una bella terza ripresa. Gli ultimi 3-4 colpi l'avrei potuto dare. Dai un applauso per Coco, dai! Vuoi dire qualcosa prima del match o partiamo? Partiamo. Andiamo da qui. Eccolo, grande grado. Sì, quel che ne rimane. Oggi è tanto caldo, quindi l'ho sentito. No, l'ho sentita, poi sono stato fermo troppo tempo, ho sentito proprio il sole, ma vediamo, si fa quel che si può. Dai, proviamo, si combatte. Dai. Partiamo, Kratos, un applauso per Kratos! Angolo blu, sei pronto? Angolo blu, pronto? Pronto? Vai! Distanza. Fai la tua posta. Fai il tuo gioco, esci, entra. 1-2. Aspetta che entra. Bravo. Tempo! 1 2 3 4 5 6 vai. Bravo, bravo, così, muovi gambe. Bravo, bravo. Muovi le gambe. Segui la distanza, segui la distanza. Bravo. Bravo, bravissimo. Bravissimo. Wow. Bravo. Wow. 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 Wow! Scusate, non gasato. Kratos vince con KO tecnico. Wow! Crocodile! Bravo! Bravo! Un forte applauso anche a veterano Kratos! Quanto l'avevo detto! Wow! Ok. L'anello, sono ha fatto 4 match, ha vinto tutti 4 di fila. E ora riceve l'anello di Strelka Kimbo Black Beast. Dopo 4 match. 0-0. No, no, si vince, è una specie di interim champion. Poi combatterà contro Muratore. Ah, non becco prima Blade, che penso adesso Blade. Dopo vediamo. Ma allora, grande, allora.
settimana. Complimenti Crocodile. L'applauso dai ragazzi. Bravo tutti. Grazie ragazzi, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti ragazzi. Grazie ragazzi, grazie. Grazie, guarda ragazzi. E allora, wow! La nuova disciplina di Strelka si chiama Luctatio. Lotta un po' all'antica, però è molto simile al wrestling classico. Ragazzi, con molta attenzione lottano, chi porta a terra prende due punti. Due volte portato a terra, vinto il match. Due round da due minuti, non si possono usare suplex o comunque proiezioni, diciamo quelli fatti bene. Quindi partiamo, dai. In questo angolo abbiamo di nuovo Gorilla oggi, ha già combattuto di MMA, ritornato e fa di nuovo lotta. E settimana scorsa ha combattuto MMA in Serbia. In Serbia, quindi instancabile, guerriero. Da Gorilla! Dai! Viene da Milano! Che davvero! Racconta un po' di te, da dove vieni, che sport fai? Io faccio Brazilian Jiu Jitsu, vengo da Grosseto e mi alleno per il grappling club con gli azzurri di pallacross. Soprannome? Matli! Matli, vai, Matli. Dai, un applauso a Matli! Tempo, angolo blu, angolo rosso, fight! Vai Matti! Dai. Un punto. Pronto blu, pronto rosso, fai. Applauso forte. Un attimo come prima. Ora di nuovo lì, di nuovo lì. Vai. Vai giù. Sì. Bravo, bravo, bravo. Sì. Sì. Stop. Soprannome? Matley, Matley. Vince Matley! Grande applauso all'avversario. Grande applauso a Gorilla che oggi ha fatto due match. Bravissimi ragazzi, grande sportività. Molto combattuti, grande applauso a tutti, vi ringrazio. E io voglio chiamare Luca e tutta la squadra, venite qua per favore. Ragazzi, tutti dai. E a loro, bravissimi. È stato un grande evento, grazie. Vuoi dire qualcosa Luca? Ma intanto grazie, è stata, mi sono ritornato ai vecchi tempi perché ho iniziato con sta roba qua tanti anni fa. Infatti ho fondato il Fight Club con questo spirito e quando ho visto questo spirito nello Strelka ho voluto riportarlo. Si ritorna sempre alle origini. Sì, si torna alle origini. Grazie a te. Grazie ragazzi, grazie. Ci vediamo presto. Grazie a tutti. Ragazzi. Grande. Ora facciamo premiazione speciale da parte di Simone Workout. Non vuoi sdraiare, io non ho parlato. E allora. Ok, Simone Workout ha deciso il miglior fighter. Grazie, 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 bravo. Wow, grazie. Volevo fare due menzioni speciali. Intanto a Blade, là che è fortissimo. Allora Blade, gli diamo un altro premio per coraggio. No, aspetta un secondo. Forte, prima premiazione di Best Fighter. Quindi complimenti, grazie. Questa è tua. Grazie. E Blade. Blade, diamo la maglietta per coraggio. Blade, la mano ce l'avevo, no? Numero uno.
Dove stanno? Conclusioni di questo evento, beh, spettacolare, bella la location, bellissimi combattimenti, ottima l'organizzazione. Grazie. Quando vi rivedremo, dove potremo riseguirvi? Adesso andiamo in Svizzera, poi in Polonia, a Nord Polonia, Danzica. In Italia ritorniamo a settembre con un evento a Roma, molto probabilmente. Okay. Per chi volesse seguirvi, i vostri social, i vostri... Strelka Europe e Strelka MMA su Instagram e su YouTube abbiamo un grande canale, Strelka Street Fighting Championship, anzi Strelka World Street Fighting Championship, number one, grazie. Grazie mille, è stato un evento meraviglioso, complimenti. Grazie a lei, grazie. Siamo con Mir, un combattente conosciutissimo qui, e io non lo sapevo neanche da ignorante. Come ti è sembrata questa giornata? Bellissima, è stato veramente un evento organizzato molto bene, lottatori forti, sono suonati bene i colpi. Devo dire molto buona, soprattutto un ragazzo che ha utilizzato solo un braccio per combattere tutti i tre round, se l'è gestita veramente bene, un mostro, tanto di cappello. Il tuo prossimo match, quando ti vediamo? Settembre a Roma, allora ci vediamo là e poi ci vediamo in palestra. Va bene, ciao, grazie, grazie mille. Ciao, bello. È finito questo pomeriggio di combattimenti e di lotte, è stato veramente favoloso. È la prima volta che assistevo a una serie di incontri di street fight e ce ne torniamo a casa. Questo parco veramente speciale, qui c'è anche la palestra. Ciao, buonasera, ci si allena sotto le frasche. Se il capovini la voglia, uno vede la violenza, non la frega. Bravi. Non è per violenza, è per disciplina. Bravi, esattamente. Buon allenamento. Grazie. Bellissimo. Belli gli sport da combattimento perché, come hanno detto questi due ragazzi, insegnano disciplina, rispetto per il proprio avversario, in generale rispetto per gli altri. E quindi... si può molto crescere senza pensare che questo tipo di attività siano unicamente sport violenti nei quali si vuole esprimere mascolinità e virilità. Ho visto più abbracci fra uomini qui che in tanti altri contesti.